Allora, finalmente dopo qualche anno, sì, sono passati una decina d'anni, credo, no? Molto di più. Quando fu fatto il restauro, quando fu fatto l'ultimo restauro della cattedrale di Caltagirone, e quindi sono 15-20 La anni. cattedrale si è Benvenuto riaperta. all'architetto Luigi Belvedere. Buonasera, Ciao, grazie di essere qui con noi, Luigi. grazie. Quando è stato fatto il Il restauro? restauro della cattedrale è avvenuto tra il 2000 e il 2003, perché Diciamo meno di 15 anni, dai, sì, meno di 15 anni. l'oggetto E nostro vabbè, è io stato rimosso lo però leggo molto dopo. tempo prima. Ah, prima fu. Ah, Sì, io pensavo che fosse dopo. Stiamo no. parlando delle mattonelle, chiamiamole così, volgarmente, Delle che erano delle formelle. formelle che facevano da cornice all'orologio del campanile della cattedrale di Caltagirone. Ecco, ci fu una che cadde, Ne si cadde una, sì. spezzò. Poi un tempo di furono recuperate, furono conservate. Raccontaci questo mentre scorrono Sì, le immagini. perché Dai, sennò la non. notizia intanto è che da alcuni giorni sono state ricollocate queste piastrelle, queste mattonelle ceramiche, che sono la copia conforme, diciamo, degli originali. Gli originali sono conservati presso il Museo Diocesano Sì. di Caltagirone, sono state ricollocate a cura, ma anche nell'economia, diciamo, dell'architetto Luigi Belvedere, che ha voluto donare alla città, alla cattedrale, appunto, il ripristino di queste maioliche che sono state ricollocate nel campanile della nostra città, possono essere ancora ammirate. Se qualcuno non avesse avuto l'opportunità di alzare il naso per Sì. vedere praticamente l'orologio del campanile, ecco, lo può fare e ritrova le maioliche ricollocate là. Come nasce questo progetto, questo Sì. recupero, com'è stato? E lo raccontiamo anche attraverso le immagini e le foto che gentilmente ci hai fornito. Allora, c'è un piccolo antefatto che tu hai già accennato. Intorno al 95-96 ne cade una. Tanto tempo passato. Sì, è passato molto tempo, sono passati quasi 20 anni praticamente. È che il tempo scorre, poi la Non ce ne memoria, insomma, accorgiamo. è bravo. È che Non la ce ne gente si accorgiamo. scorda poi subito Chiaro questo. le cose. Ne cadde una e da 30 metri si polverizzò totalmente quando arrivò per terra. Per sicurezza Padre Testa li fece rimuovere tutte quante e furono insomma messe da Da parte. parte. Nel 2000 iniziano i lavori di Queste cose restauro. sono. Questi sono i frammenti che, infatti la cosa strana è a volte sai, le cose non capitano per caso. Io nel 2000 inizio i lavori di restauro della cattedrale, perché se ti ricordi con L'hai il curato tu queste giubileo, cose? no, Parte. io sono entrato nella fase finale perché il professore Pagnano fece il progetto di restauro, nel 2003 si stava per completare, ma se ti ricordi, Monsignor Testa, che era il responsabile dell'edilizia di culto in Sicilia, ma anche in parte della Il Calabria, bravo, ministro era ministro dei dell'edilizia, beni, diciamo, bravo, bene perfetto, fatto. nella CEI, lui si ammala. E quindi mi manda a chiamare chiedendomi se lo sostituivo nel suo compito. Io accetto e per prima cosa mi dice: senti, dobbiamo riaprire la cattedrale, si doveva fare il collaudo, mi devi sostituire subito in cattedrale. Quindi io mi sono recato, insomma, lì mi ricordo era nei giorni in cui si faceva il collaudo, quindi la consegna si comincia. Il C'era il giorno che vescovo sono. Manzella all'epoca. Sì, c'era il vescovo Manzella. Io il giorno che sono entrato in cattedrale, che per me era cosa quotidiana, insomma, visto che ci abito Certo. di fronte, salendo dalla porta laterale, il sagrato faceva da cantiere, su un cassone, vedo una cassa piena di frammenti che luccicavano. Mi sono avvicinato per curiosità. Certo. Ha detto, scusate, che fate di queste? Dove li state trasportando? Pensavano stessero trasportando queste cose in qualche locale. Dice no, queste andranno tutte quante alla discarica, dice questi sono insomma, i resti di quello che abbiamo fatto. Dico, no, assolutamente, dico guardate che queste sono le formelle, i resti delle formelle che stavano attorno al campanile. Me ne presi cura, li feci conservare, li feci mettere da parte, fortunatamente perché sennò sarebbero andate a finire in Certo. discarica. E questo si chiude lì, insomma, se tu ti ricordi in quel periodo. La cattedrale, quando è stata restaurata, ha avuto un momento importantissimo perché è stata dotata del rivestimento di maiolica della La cupola cupola, che certo. aveva perso già da tempo. Certo. Ci fu un grande dibattito in città. Facemmo tanto tempo fa con gli architetti dell'Associazione Architetti del Calatina, che allora funzionava piuttosto bene. Mi ricordo
una giornata di studi la cupola della città, perché si dibatteva se farlo o non farlo, se era un falso storico oppure no. Il professor Pagnano fu bravissimo. Io mi ricordo che diedi, come si dice, l'input di non spaventarsi a usare il colore in maniera deciso, come poi in effetti fece, certo, lui. E stranamente però cosa succedeva? Che la cupola si rivestiva di maioliche e il campanile si era invece, aveva perso, privato. Era l'unico elemento era stato ceramico, diciamo. Perfetto. E il tempo passa, i parroci passano, la gente si scorda delle cose. Devo dire che la gran parte delle persone non sapevano, molti, le nuove generazioni, non sapevano che ci stavano attorno. Beh, chiaro, all'orologio delle formelle. Poi c'era anche una leggenda metropolitana che era che le formelle le avesse plasticate Antonino Ragona. Non è così. Non è così, assolutamente non è così. Allora, che cosa è successo? Nel 2011 io vengo contattato da un'associazione di Caltagirone e mi chiedevano, visto il mio lavoro e la mia attività, di suggerire loro, volevano, insomma, avevano un anniversario molto importante, lo volevano insomma fissare con una cosa da lasciare alla città, e mi chiesero, dice, che cosa possiamo fare. Io veramente non sapevo che fare. Uscendo dallo studio, lo faccio quotidianamente, alzo gli occhi perché vedere che ora è, e mi è venuto subito alla mente che c'erano conservate queste cose. Allora sottopongo loro, guardate, dico, se volete potete, dico, far restaurare i resti di quello che c'è, li conserviamo in un museo che stava per aprire, il Museo Diocesano, dico, non potendoli più mettere fuori perché i prodotti ceramici, se restaurati, non possono più essere sottoposti, certo, agli agenti atmosferici, e ne facciamo fare una copia che non sia un falso, ma una copia per cui deve essere fatto con materiale diverso, con un sistema di aggancio diverso, dico, ne facciamo fare una copia dagli originali per poter ripristinare questo sistema. Furono felici, contenti, però poi decisero in maniera diversa. Io devo dire, mi ero affezionato a quest'idea, l'avevo già anticipato al vescovo, insomma, al nuovo vescovo, ecco, era una cosa a cui mi ero affezionato, come faccio, certo, io da progettista, quando io faccio un progetto per qualcuno, anche se poi non lo realizzo, mi affeziono a quella cosa. Mi sembra normale. Al campanile ero particolarmente affezionato. Comunque la cosa muore là, perché qui si decidono di fare un'altra cosa. 2011 per la mia famiglia è un momento importante, perché la nostra attività, l'attività che si svolgeva da noi, era un'attività piuttosto importante, perché era un'attività industriale, che aveva avuto inizio alla fine dell'Ottocento, ma ufficialmente mio bisnonno diventa proprietario delle attività e dell'edificio dove ancora adesso abitiamo, io svolgo la mia attività, il 1 gennaio del 1911. Io devo dire, non ci pensavo, stavo mettendo a posto le carte, mi sono ritrovato casualmente un rullino fotografico, proprio un negativo, lo faccio sviluppare e trovo tutta una sequenza di fotografie del campanile che aveva scattato mio padre nel 54 mentre lo costruivo. Allora mi è venuto, guarda, quasi istintivo dire alle mie sorelle, certo, sentite, ve la sentite un attimo, c'è questa possibilità, vedo un attimo di fare economia, insomma, conoscendo i restauratori, certo, è il mio mestiere, dico, vediamo se riusciamo a dare questa cosa. Ho chiesto chiaramente prima autorizzazione al vescovo, certo, al parroco, loro sono stati ben pronti nel fare questo, e allora ho detto, va bene, iniziamo a fare. Padre Nuccio Caniglia ti è stato molto vicino. Padre Nuccio Caniglia, devo dire, se non fosse stato per lui, che allora era l'economo, che ha dato la possibilità al restauratore innanzitutto di accoglierlo poi nei locali del seminario di città, per dargli un luogo dove potersi curare questo restauro vero e proprio. Dal punto di vista economico io mi sono sobbarcato insieme alla famiglia, diciamo, tutti gli oneri per quanto riguarda il restauro e la riproduzione degli oggetti. La cosa però ti sembrerà strana, è stato ritrovarli, per molti mesi io li ho cercati, non riuscivo più a trovarli perché non erano stati spostati, o meglio, mi dicevano che erano stati spostati e non riuscivamo a trovarli. Sono, perché io sono caparbio, ho detto, ma io li ho conservati in un posto, per favore fatemi entrare, perché poi ognuno, sai, ha cura delle proprie cose, ha gelosia dei propri luoghi. Ci sono riuscito, li ho trovati. Capitano quelle cose strane. Io volevo parlare con il professor Ragona, li ho trovati ad agosto, intorno ai primi giorni di agosto. Ho detto, bene, li ho trovati, vado dal professor Ragona, siccome ne mancava una, sicuramente l'ha fatto lui, mi darà la piastrella mancante, i disegni, una fotografia. E invece no. Il 25 agosto Nino Ragona muore.
non faccio in tempo a parlare con lui, ma siccome le cose quando si mettono bene, secondo me, sono sotto una stella, vanno avanti. A novembre l'architetto Massimo Foti, il figlio di Sebastiano Foti, pubblica un libro su suo padre. Salvatore Foti. No, Sebastiano vero, Foti è il fratello dell'ingegnere Foti, sì, di Salvatore. Sì, sì, sì. Sì. Pubblica un libro sul il padre, su Sebastiano Foti, e dedica un capitolo intero molto consistente al campanile nostro. Io avevo espresso questa cosa, lui è stato di una garbo, di una cortesia infinita, è venuto a trovarmi in studio, mi ha portato un fascicolo enorme di fotocopie, di appunti che lo stesso architetto Tarchi, con tutti i contratti, con tutte le Tarchi fu il progettista, del, il progettista campanile. Del campanile, e mi ha dato la possibilità innanzitutto di capire chi era stato l'autore delle formelle, che era un certo Niccolò Cataudella di Roma, dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, uno scultore tra l'altro molto importante. Certo. E la cosa, insomma, mi ha appassionato tanto, quindi questo mi ha permesso di quantomeno di ricostruire la vera storia di la genesi di queste formelle. Facevo difficoltà a recuperare comunque però un'immagine nitida della formella mancante, per cui c'era il nome, che cosa era, ma non avevo l'immagine. E stranamente, per quando abbiamo la città piena di fotografi, io ho cercato, ho chiesto appello, per favore, l'avete fotografato sto benedetto campanile negli anni? Tutti mi dicevano di sì, ma mai nessuno aveva fatto un primo piano, quindi stranamente non riuscivo a recuperare la sedicesima formella mancante, e non potevo ripristinare. Quanto sono in tutto? Sono 16, anche perché tu lo sai, molte volte la gente pensa che sono i segni zodiacali, perché sì, ce n'è una che è quella sulla giustizia. Beh, diciamo che da sotto non è che si definisca molto. No, infatti sono molto contento che adesso gli originali siano al museo, perché sono godibili, visibili, godibili, diciamo, fronte viso, quindi è possibile, certo. Ecco, qui si vedono nell'immagine che sta scorrendo in questo momento, l'allestimento che c'è al museo. Considera che sono delle sberle enormi, sono circa 70 centimetri. Addirittura, sì, sono 65 centimetri per 45, insomma, mediamente. Qua sotto sembrano piccole, diciamo. Se fai la proporzione a 30 metri di altezza si riducono parecchio queste cose qua. Certo. Allora, è successo che casualmente, navigando su internet, mi ritrovo un'immagine fotografica di casa mia sul lato di via Gesualdo Clementi, l'altro fronte di casa mia. Mi fermo perché c'erano... così mi chiamava in maniera simpatica l'immagine dell'insegna di Guarino, avevo la rosticceria sotto casa, insomma, ecco, era classico e mitico. Sfogliando e cliccando un paio di click, mi ritrovo improvvisamente in primo piano a campo enorme un'immagine fotografica di tutto l'orologio del quadrante a colori, un'immagine scattata nel 74 da un turista. No, oddio, turista, nel 74 noi non avevamo molto turismo, giusto? Uno che passa, fotografa questo campanile, tra l'altro l'immagine viene specchiata, quindi al contrario, me ne sono accorto dopo un poco di tempo, e da lì ho potuto ricostruire la sedicesima formella. Devo dire che Angelo Mangiavillano, che è il restauratore, è un ragazzo bravissimo, perché da quell'immagine lui, proporzionandole con le altre, è riuscito a ridarmi questa immagine mancante. Quelle che sono passate, diciamo. No, Lula, l'abbiamo in maniera pedisseguamente riproposta, perché non era il caso di darla in maniera diversa, anche in quelle che sono esposte al museo sono integralmente inserite, perché non si leggerebbe la continuità di tutta, certo, insomma, certo, l'insieme dell'opera. Quindi questo ha portato, insomma, alla possibilità di riavere finalmente il campanile, che stranamente, ora che abbiamo montato, erano pronti già da un paio d'anni, abbiamo ripulito tutto il quadrante, le lettere sono in lamiera a lamina d'oro, tra l'altro i numeri sono addirittura in oro zecchino galvanico, no, si erano proprio arrugginite sopra, erano arrugginite. I minuti sono segnati, ecco, qui abbiamo dovuto ripristinare perché una si era persa, la lettera, il numero 12 era diventato 11, quindi l'abbiamo armonizzato in mezzo. Devo dire che adesso la mattina risplende parecchio, insomma, è ritornato. Non abbiamo più potuto mettere nelle lancette i simboli del sole e della luna, perché nel tempo l'orologio da meccanica è diventato invece elettronico, e quindi il pignone è stato accorciato, allora questo non permette più lo scorrere, si sarebbero accavallate, si rischiava di farle accavallare col vento. La cosa che ti dicevo è
ora che abbiamo finalmente ripristinato, insomma, in maniera insomma, figurativa lo si vede bene, insomma. Certo. Stranamente, anche tra qualche giorno, la cattedrale si completerà anche del cupolino, che anche questo sarà rivestito con le cerami. Quindi finalmente la nostra cattedrale ha per intero tutti gli elementi che così erano stati pensati un tempo, rivestiti di maiolica, e credo che Caltagirone, sede della ceramica, la cattedrale, anche perché non siamo, è una chiesa comune, bicentenario, diciamo, siamo nel bicentenario, quindi insomma questa è... Abbiamo tentato con adesso Padre De Pasquale, che è il nuovo economo, di cercare di dare un input per l'illuminazione del campanile. L'abbiamo fatto con una illuminazione, diciamo, che in questo momento tra l'altro manca di un fattore tecnico per cui non permette il dimeraggio della luce attorno al quadrante, che dovrà essere abbassato, perché sennò non permette la visione. No, non permette in questo momento la visione dei minuti. Non c'è la lettura dell'orologio. Sì, no, perché manca il dimmer per abbassare l'intensità della luce. Verrà messo tra domani e dopodomani, tra un paio di giorni. Quindi dovrà essere migliorato. Sono state montate perché dovevamo togliere il ponteggio, mentre il dimmer viene messo dal sistema interno. Per un problema di sicurezza dovevamo smontare in fretta, insomma, il ponteggio. Per fortuna il tempo ha anche tenuto. Io mi auguro che in questo anno, ora giorno 21, si apre il bicentenario del 21 novembre della diocesi, no? della fondazione della nostra diocesi, della Costituzione. Io mi auguro che si possa, sperando che questa città riabbia presto un'amministrazione insomma di certo respiro, intraprendere con il comune un progetto per l'illuminazione della cattedrale. Perché credo, non perché sia la cattedrale soltanto, non perché è una chiesa importante rispetto a... perché è il simbolo, credo, di tutto un territorio, di tutto il Calatino, che garbatamente è stato diciamo, abbellito con le maioliche in tempi recenti di nuovo, e quindi questo può diventare, secondo me, un modo distintivo per farla emergere la sera, insomma, in maniera giusta. Quindi spero che questo input iniziale di aver tolto il buio al viso della Madonna, diciamo, per sì, abbiamo anche dato una ripulitura alla Madonna, perché abbiamo mantenuto le sue patine, queste cose qua. Senti, insomma, ma i simboli di queste 16 mattonelle cosa sono? Allora, i simboli sono praticamente delle appellativi della Madonna, perché vengono tratti dalla litania lauretana. Quindi sono Stella Mattutina, Virgo Potens. Quindi è tutto dedicato alla Madonna. È solo dedicato alla Madonna, perché il campanile è dedicato alla Maria Assunta, perché la statua. Di altro grandissimo autore, che è Francesco Nagni, è lo stesso che poi fece praticamente le sculture che sono nel mausoleo di Don Luigi Sturzo. Nagni fu uno di quelli. Il periodo era quello, diciamo. Sì, ma allora, noi abbiamo questo campanile che non ci costò una sola lira. Fu il ministro Scelba che stanziò il ministro una degli cifra, interni, fu realizzato dal... I lavori sono iniziati i primi giorni di maggio del 53. Tempi velocissimi. Il 31 luglio del 55 suonavano a festa le campane perché altri fu inaugurato. Altri tempi, altri momenti. Sicuramente. Altra presenza e altra valenza della classe dirigente di Caltagirone, diciamolo tutto. Sì, diciamo, quindi questo io spero che con questo modo, non solo ho voluto ricordare, insomma, mio bisnonno, mio nonno. Pensarci bene, però, Luigi, scusa se ti ho interrotto. Sì. Nagni praticamente sia i pendagli nel mausoleo di Sturzo, che questi si rifanno molto. Ma allora, no, diciamo che le cose che stanno attorno all'orologio, le formelle, sono di Cataudella, la statua è di Nagni, poi l'architetto invece è comune, sia del Tarchi fu sia autore del campanile, ma anche autore del mausoleo. Devo dire che era un autore importantissimo d'archi, perché è lo stesso che ha... di Roma era questo. Era di Roma, fu quello che risistemò il saccello di San Francesco nella Basilica Inferiore ad Assisi. Quindi Scelba non si avvalse di gente comune. Ma devo dire che la storia nostra è sempre stata questa, diciamo. Devo anche dire alcuni che... recuperi, diciamo... realizzati nel periodo della Democrazia Cristiana, sì. Sempre grandi nomi sono venuti a Caltagirone. Sì, grandi nomi, alcune volte bistrattati, devo dire, anche come fu per questo campanile, ci fu una polemica enorme perché era la copia di... Parliamo, Luigi, siamo negli anni...
il cavallo di Gualtiero, di Baragli. Bravo, voglio perfetto. Dire. Poverino, quanto ne ha subito. Ne ha subito. Però abbiamo un Baragli. Abbiamo qua, Baragli insomma, qua. Ma anche le stesse statue che sono, adesso non mi ricordo il nome, ma importantissime, della Fontana di Scelba, che certo. Purtroppo in un momento, diciamo, dove non è stato valutato, a mio avviso, in maniera compiuta quello spostamento che fu fatto, la collocazione che era davanti al museo del carcere Borbone, andava bene. Qualcuno si lamentava dicendo che disturbava la vista del carcere. Devo dire che nel concorso, dove Tarchi tra l'altro era componente della giuria, invece vinse quel concorrente, adesso ti ripeto non ricordo il nome dello scultore, proprio perché armonizzava in maniera, diciamo, compatta con quello che era il... C'eravamo di più abituati a queste che non all'antenna sulla cima di Sant'Agostino. Ah, questo è sicuro. Questo è sicuro. Quella era già contestualizzata. Questo è sicuro. Ma già, sta nella piazza della stazione. Dovrebbe avere una dignità ancora. È che più, al buio, è una piazza che non è più frequentata, la stazione infatti, non ha quasi valore, insomma, non funziona peccato. Più, quindi è un peccato. Tra però la collocazione non era sbagliata. No, la collocazione no, mi dispiaceva però una volta che era lì, è come la famosa nostra fontana che dal centro della loggia è andata a finire giù. Alla villa comunale. Allora, perché si devono fare questi spostamenti? Io alcune volte, diciamo, non sono molto d'accordo. Sono d'accordo con te. Cose qua. Sono d'accordo se sono te. Sedimentate, se ormai hanno avuto una... Hanno Anzi, preso... io sono un assertore che quella fontana deve ritornare in piazza Municipio. Ma sai, si sono persi tutti i pezzi importanti, perché al di là della fontana... Si possono anche ricostruire, sì, però... Il fulcro, il corpo centrale, c'è. Forse se fontana deve essere, forse si potrebbe anche pensare a una fontana anche più attuale. Insomma. Io immaginerei. No, vabbè, quella è una cosa. Non facciamo forzature. Dai. No, non è questione della forzatura, se proprio deve tornare a fontana, quella è talmente stata, come si dice, smembrata, svilita di tutto il contorno. Adesso mi sta mancando l'autore, come si chiamava? Camigliani, è lo stesso di quella che... quello che ha fatto praticamente anche Piazza Pretoria, Piazza Palermo. Delle Vergogne, diciamo. Perfetto. A Palermo. A Palermo. Io piglierei quella e la metterei. Noi abbiamo avuto la fortuna, questa città ha questa avuto città la fortuna. Questa città era la Palermo della Sicilia orientale, allora, diciamola tutta. Io non so che cosa dirti, cioè no, quando... io porto in giro ogni tanto dei gruppi, mi capita, insomma, mi chiedono di accompagnarli o per le strade o all'interno di qualche dimora chiaro, storica chiaro. Di una certa qualità, rimangono meravigliati della enormità, ricchezza. Della ricchezza, della vastità degli autori. Guarda, è come per anni, ora finalmente ha una collocazione degna al Museo Diocesano, che spero riapra presto, del quadro di Frank van de Stok, che insieme a Giacomo Pace abbiamo, come qualche anno fa, proprio a novembre del 2011, dategli l'autore giusto. Gli abbiamo dato l'autore giusto, lo abbiamo letto in un certo modo. E allora, se anche tu se pensi, qualcuno si ostina ancora a continuare a... Vabbè, no, non è più possibile, anche perché al di là delle prove, insomma, scientificamente, però, guarda, anche lo stesso professore Paolucci, che è stato veramente persona intelligente e garbatissima, insomma, che ci ha aiutato in questa fase e spero presto verrà restaurato. Il professor Paolucci è il direttore dei Musei Vaticani. È il direttore dei Musei Vaticani, devo dire, una persona intelligentissima, colta. Quindi... Io ho avuto il piacere di incontrarlo ai piedi della Scala. Bravo, perfetto. Parlare con lui un anno e mezzo fa. Sì, lui tra l'altro è tornato, ho saputo da poco, perché presto spero che il quadro parta per essere restaurato giustamente e degnamente nel luogo giusto come i Musei Vaticani. Giusto. E poterlo poi, se tu pensi che quello che adesso si vede è tutt'altra cosa di quello che vedremo quando il quadro tornerà, certo, perché verranno fuori i viola, i verdi che adesso non si vedono, certo, sono tutti ossidati. Il quadro per fortuna è integro, una cosa. Allora, per dirti questo, insomma, Caltagirone è piena, densa, densissima e purtroppo non valorizzata. Sì, non valorizzata, purtroppo alcune volte rischiamo di perdere delle cose. Balconata Ventimiglia, Palazzo delle Magnolie e tante altre cose. Ieri sera abbiamo ricordato con Franco Sagona, tuo collega, anche il cimitero monumentale. E il cimitero monumentale, tu pensa a questa grande opera che è così importante, unica. Io sono andato l'altro giorno, proprio nel momento in cui, insomma, un carissimo amico è andato via, come tu ben sai, che è Gaetano, Giacomo Cardi, il papà di Gaetano, e passando attraverso le arcate, certo, la rabbia è immensa. Assai. Vederlo frantumare, sbriciolare in questo modo. Altri, se avessero soltanto un pezzetto di quel cimitero, lo valorizzerebbero, lo darebbero sotto una teca,
noi invece purtroppo lo trattiamo in maniera diversa. Speriamo dobbiamo chiudere. Allora, cosa dire? Lo faccio io, visto e considerato. Un grazie a te, a tutta la tua famiglia, per la sensibilità che avete avuto, seppur collegato a un fatto familiare, diciamo, legato a tuo padre e compagnia, di aver ridato alla città queste maioliche, ridato dignità, diciamo, anche al campanile della cattedrale, in un particolare momento come quello che ci stiamo apprestando per celebrare i 200 anni della diocesi. Quindi un grazie, credo di poterlo fare a nome di tutta la città, anche se le istituzioni io sono non molto ci contento sono, per noi stessi, però perché... voglio dire, sono convintissimo di questo, l'hai fatto con l'amore e il cuore, d'altra parte il massimo. Sei nato e cresciuto con la cattedrale davanti. Tutte le mattine quando apro gli scuri te lo trovi davanti. Ma lo trovo davanti, lo faccio istintivamente, lo alzo, vedo che ora sono le 6:30, sono l'ora in cui ti appartiene più che altri, più che altri, per cui... Grazie per quanto hai fatto, per quanto avete fatto, grazie a tutti coloro che hanno prestato la loro professionalità. Sì, io voglio ringraziare particolarmente il padre Nuccio all'inizio, il vescovo che intanto mi ha dato detto di sì, il parroco Pino Casanova che si è messo a disposizione per me, poi il restauratore, perché senza di Angelo io questa operazione, Angelo Mangiavillano, è un ragazzo di Gela ingambissima, bravissima, insomma, che dove lo metti di Gela, un ragazzo che ha il garbo di saper ascoltare, e poi è stato tra l'altro allievo di Paolucci, la cosa strana è questa, quindi ecco, per farti capire, lui ha avuto lui come professore. Devo ringraziare l'attuale economo Salvo, perché la prima operazione che ha fatto non appena si è insediato, quindi padre Nuccio lo ha messo al corrente di questa cosa perché era rimasta in sospesa, e lui immediatamente i fondi per, diciamo, il ponteggio di queste cose erano a carico, se ne facevano carico loro, immediatamente si è messo a disposizione, per fare questo piccolo lancio della luce, questo esperimento di input che possa far accendere definitivamente la cattedrale. Intanto nel panorama serale si vede questo ricordo. Sicuramente, e la Madonna non è più al buio, non è più nera, e ora ha ripreso la sua patina bronzea. Bello, e quindi questo. Quantomeno questa cosa qui. Quindi grazie a loro anche per avermi grazie aiutato. A te, grazie a tutti voi che avete realizzato questo. Luigi, grazie di essere stato qui con noi. Grazie. Ci vediamo alla prossima, buon lavoro, stati bene. Grazie, auguri ciao. Per grazie, te. Ciao, ciao. Bene, chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortese attenzione. Buon fine settimana, ci rivediamo lunedì prossimo e cominciamo ancora un'altra settimana di Stasera con. Buon proseguimento e buona serata.